Eccoci insieme, ben arrivati cari telespettatori. E allora, come vi avevo preannunciato, parleremo di soluzioni alternative al consueto e lo facciamo con Asco Trade. In modo particolare abbiamo il piacere di riavere con noi in studio Stefano Brusolin, presidente di Asco Trade, gruppo Asco Piave. Certo. Si occupa dell'erogazione di gas, ma diciamo un po' di energia in generale perché vogliamo aprire gli orizzonti a tutte le opportunità che vi siete dati che quindi state offrendo di conseguenza anche ai clienti, ai cittadini. Eh, che si sono in qualche modo stancati o che vogliono vedere alternative ai consueti eh, monopolisti, gestori monopolisti. E soprattutto spieghiamo un attimo come funziona, perché eh, nel preannunciare che avremmo avuto questo appuntamento con voi nei nostri lanci, nel frattempo alcuni l'hanno seguiti e hanno scritto un paio di mail, cioè non hanno capito come funziona il meccanismo, ma se c'è, il solito fornitore di servizio che è il consueto, monopolista, eccetera, come può entrare un altro gestore, in che termini? Ed è proprietario del materiale che fornisce, del gas, dell'energia. Effettivamente non tutti, essendo addetti ai lavori, sono a conoscenza di questo. Quindi vediamo un po' anche di spiegare come nascete e che cosa fate concretamente sul territorio, poi qual è il vostro territorio che è poi in espansione, per cui riguarda tantissimi i nostri telespettatori. Certo, cerchiamo di semplificare allora. Eh, beh, innanzitutto ScotReida nasce nel 2003, quando attraverso il decreto Letta viene liberalizzato il mercato di vendita dell'energia elettrica e del gas. Eh, quello è stato un momento spartiacque perché prima c'era il monopolio, esattamente come diceva lei, eh, oggi ci sono due mercati: c'è il mercato tutelato e c'è il mercato libero. Noi operiamo. Per quanto riguarda l'energia, esclusivamente nel mercato libero, quindi siamo dei reseller, cioè compriamo e vendiamo e come facciamo noi lo fanno tantissime altre aziende. Il, eh, la materia prima oggi viene acquistata alla borsa dell'energia, quindi è una borsa dove hanno tutto, accesso tutti gli operatori. Mentre per quanto riguarda il mercato del, eh, del gas esiste il mercato tutelato dove siamo ancora noi presenti e il mercato libero dove cerchiamo di portare tutti i nostri clienti perché oggi è un mercato vantaggioso, è il mercato dove tutte le aziende eh, si propongono per acquisire clienti e quindi propongono offerte commerciali vantaggiose per i clienti stessi. Il eh, Prezzo che viene stabilito, il prezzo nazionale di vendita eh, del gas e dell'energia elettrica viene stabilito da un, da un organismo terzo che si chiama Autorità per l'Energia Elettrica che fa direttamente capo al, al Governo e stabilisce quindi i prezzi eh, al di sotto dei quali nel mercato tutelato e al di sopra dei quali evidentemente non si può andare. E, e, pertanto, possiamo anche dire che in questo momento converrebbe eh, che tutti passassero nel mercato libero, dove le società possono applicare sconti. Ah, quindi, diversamente da quanto uno può pensare, perché quando si è tutelato si pensa che ci sia sempre una maggior garanzia no, per, il, per il cliente, nel libero ci sono dei vantaggi di carattere economico. Eh, Ma... Il senso del mercato tutelato sta a tutela del consumatore, evidentemente. E poi è una questione proprio anche di mercato, perché il, eh, il riferimento per il prezzo del gas e dell'energia elettrica oggi è ancora il petrolio e quindi fluttua a seconda del valore del petrolio. Potremmo citare l'ultimo aumento, quando tutti abbiamo sentito per televisione, abbiamo letto sui giornali, l'autorità per l'energia elettrica ha detto dal primo di ottobre aumenta il gas, vado a memoria, 1,4 per quanto riguarda il gas e 1,1 per quanto riguarda l'energia elettrica, cioè più 1% e eh, ecco quello è il prezzo di riferimento che porta l'autorità per l'energia elettrica, ma andando nel mercato libero si possono trovare soluzioni migliori, offerte migliori. Ma c'è anche un rischio di trovare offerte più alte, c'è c'è il punto di avere un'impennata improvvisa della propria bolletta perché il mercato appunto in quanto libero può decidere senza dei limiti di tutela o no. Eh, questa è una bella domanda, guardi tutti noi siamo soggetti a un mercato difficile. È chiaro che l'informazione di ognuno di noi è fondamentale, quindi bisogna informarsi, bisogna andare nel, agli sportelli di queste aziende. Eh, C'è una cosa che probabilmente le persone non sanno, ognuno di noi quando si fa un contratto, va a farsi un contratto di gas o di energia elettrica, ha il diritto di avere in visione la tabella di confrontabilità, ovvero la proposta che io, operatore, in quel momento che tu in teoria hai scelto, devo farti vedere, dovrei farti vedere, però se non ve la fanno vedere chiedetela, la tabella di confrontabilità, dove si possono vedere chiaramente i prezzi che in quel momento, in quel determinato giorno, vengono proposti dalle società. Ecco, chiarissimo questo. Allora, vediamo un attimo anche uno spot che ci fa entrare ancora di più in quelle che sono anche le novità che vengono portate da un'esperienza di diversi anni comunque sul territorio da Trade. La matematica non è un'opinione, ma Asco Trade fa un'eccezione. Uno più uno fa sempre due, ma forza doppia extra li supera ambedue. L'extraordinaria convenienza con forza doppia extra non è fantascienza. Luce più gas sono un bel extravantaggio. Rilassati tranquillo come dopo un bel massaggio. Per la tua casa grande o il mini alloggio, adesso hai compreso il telemessaggio. Con forza doppia extra risparmia la famiglia. Tutto è più semplice, è una meraviglia. Luce più gas di Asco Trade. Energie dalle nostre mani. Ecco qui in estrema sintesi, ce lo spieghi un attimo, perché effettivamente Beh. è un messaggio incisivo, penetrante, molto giovane, ma che cosa sta a significare? Beh, ma questo è ehm, il primo spot prodotto che AscoTrade ha realizzato. Eh, sta a significare che AscoTrade si è data un'identità commerciale forte. Noi avevamo realizzato lo scorso anno il primo spot cosiddetto istituzionale, dove insomma cercavamo di. Eh, abbiamo cercato di, eh, eccolo qua, questo è il backstage della realizzazione, è stato girato di notte in Piazza dei Signori a Treviso. E, mh, è la necessità di andare a dire che ci siamo sostanzialmente. Un, uno spot, eh, l'ultimo che abbiamo visto, eh, che ci dà un'immagine che noi pensiamo, insomma, quella che vogliamo diffondere di noi, un'immagine un giovane, un'immagine dinamica di un'azienda che sta attenta, che pensa anche ai giovani. Eh, al nostro futuro quindi, e, eh, però fa capire chiaramente che questa è un'azienda che sta attenta anche alle offerte. L'offerta di cui si parla, Forza, extra, eh, forza doppia extra, è un'offerta che consente di risparmiare 60 euro all'anno. Eh, con la binata eh, gas-energia elettrica. Ecco, com'è possibile questo? Perché mh, qui sta anche una novità rispetto a un anno fa circa che ci eravamo trovati a parlare, si parlava di gas sostanzialmente, adesso si parla anche di energia e quindi può interessare parecchie persone questa, questa cosa qui, perché risolverebbe, andrebbe a risolvere due piccoli problemi. Guarda, innanzitutto, <ride> Anzi, il problemone del Innanzitutto bolletta. risolve <ride> il problema del, del, di avere un solo riferimento. Anzi. Eh, a dire il vero tutti gli operatori tutte le società che stanno nel mercato oggi cercano di portare i clienti di offrire al cliente gas ed energia elettrica non possiamo fare la bolletta unica perché questo non ci è consentito dall'autorità presumo anche per una questione di trasparenza anche se parlare di trasparenza della bolletta okay, eh, certo. no? è, è un po' problematico è una bolletta sicuramente difficile da leggere però noi le subiamo e quindi così devono essere poi proposte al cliente finale e quindi dicevo, il vantaggio è sicuramente quello di doversi confrontare con un operatore solamente, in caso di problemi, quindi parlare solamente con, eh, forn con un fornitore. Nel nostro caso, io aggiungerei che c'è anche il vantaggio di parlare con un fornitore locale che, eh, a detta dei nostri clienti stessi, eh, offre servizi post vendita eh, di primissimo livello che non. Eh, non invidiano, non devono, eh, dal punto di vista dei nostri concorrenti, come dire, eh, non siamo secondi a nessuno. Ecco. E, e quindi eh, il messaggio è esattamente questo: cioè venite con noi, noi siamo in grado di darvi il prezzo, di darvi l'offerta sicuramente. In questo momento lo posso dire, l'offerta migliore che c'è sul mercato. Quindi oggettivamente con una comparazione territoriale è quella che conviene di più. Ma nel cambio, questo è un po' il problema perché uno nasce, proprio no? veramente nasce con quel gestore, con quell'erogatore di servizi, per cui gioco forza deve fare una scelta. E perché si diceva anche, parlava di un mini appartamento dove c'è questa possibilità di risparmio, eccetera. Nel cambio, come, come funziona? Non è, è semplicissimo il cambio, questo avviene per tutti gli operatori, è una prassi. Eh, comune e regolata da norme ben precise per cui il consumatore finale la famiglia, noi in questo caso no? eh, siamo tutelati ci rechiamo da quello che pensiamo possa diventare il nostro nuovo fornitore portiamo l'ultima bolletta o le ultime due bollette per, se vogliamo fare il passaggio sia del gas che dell'energia elettrica e saranno poi gli operatori che stanno allo sportello a occuparsi di tutte le pratiche non ci sono costi i tempi sono determinati dalla, eh, dalla norma, quindi dalla legge, eh, non c'è né interruzione di gas, ah, ecco, né Ecco, infatti questo vuol dire, di non c'è interruzione, elettrica. non c'è l'accavallamento, che no, non si trova non, a doppia non, bolletta. Non c'è la necessità di cambiare il contatore per quanto riguarda la lettura dell'energia elettrica, sono tutte attività che fanno capo alle società, quindi parlano le due società, cioè il vecchio operatore nel caso in cui io decido di cambiare e, e l'operatore che subentra sostanzialmente. Come ha subito il vecchio operatore questo, questo vostro subentro di una società che comunque facendo parte del gruppo Ascopiave è un colosso? Beh ma sono molte le, le società che operano nel mercato eh, Ascotrade, è una società, è un di cui di questo mercato, è una società che sgomita, che lotta, eh, che infatti, si dà da fare, eh, che cerca di proporre iniziative interessanti a favore dei, dei propri clienti Cerca di convincere chi non è convinto a venire con noi e quindi, insomma, è un'attività commerciale la nostra. Io lo dico sempre in azienda ai miei ragazzi: eh, guardate che noi stiamo in piedi se facciamo un contratto in più di ieri. Ed è così sostanzialmente perché, al di là che questo è un servizio sicuramente primario, è un servizio sociale perché, insomma, tutti noi, l'energia elettrica e il gas, evidentemente, abbiamo necessità di questo tipo di. Eh, di servizio, eh, però siamo in un mercato libero e ci dobbiamo dar da fare per acquisire nuovi clienti. Noi abbiamo adottato una strategia, siamo convinti, vogliamo seguire questa strada. Penso che dopo ne parleremo, e eh, devo anche dire che i risultati, in qualche modo, cominciano a darci anche soddisfazione. Perfetto. Adesso vediamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi vediamo anche di approfondire innanzitutto poi la vicinanza al cittadino, eh, che è un'altra cosa molto importante. Eh, quindi anche, non so, avere se uno ha dei problemi, non ha chiarezza nelle classiche bollette, avere un riferimento, questo è possibile o non è possibile? Vediamo un po' di capire anche eh, dove avete questi sportelli, dove sono ubicati, perché poi avete fatto anche delle nuove aperture, cioè state entrando in, terri in altri territori. Questo è estremamente interessante anche per chi ci ascolta. Perché comunque. Se anche tutto ormai funziona in modo telematico, tutto funziona via internet, eccetera, c'è sempre questo piacere di interloquire con un essere vivente: assolutamente, che assolutamente. abbia un'identità. Cioè. Un Pubblicità, poi se volete mandare dei messaggi per avere delle risposte, approfittatene. Allora, vediamo di capire uh, la riconoscibilità, uh, il, la fiducia che si deve creare nella clientela, perché veramente è molto, in questo momento c'è bisogno di essere credibili e quindi garantire quello che si promette, quello che viene detto e soprattutto che le persone abbiano fiducia in un'azienda, perché poi eh, se una persona è tranquilla, sa che il servizio viene erogato in un certo modo, il servizio viene fornito, che c'è una certa risposta, che esiste un interlocutore certo, le persone sono più serene, invece proprio la paura è di, sempre di verificare che la bolletta che non è corretta, che ci sono degli errori e che soprattutto non hai nessun tipo di interazione con questi eh, ex grandi monopolisti, è la cosa più sconcertante, che purtroppo ha destato i problemi che ha destato. Certo, 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 che continuano anche che a... Continuano, che continuano, che continuano. Certo. Lei, lei ha citato alcuni esempi che come dire, calzano a pennello rispetto al post vendita. Quindi la soddisfazione del cliente non è solo nel momento in cui va a firmare il contratto e trova il prezzo che lo convince, c'è anche tutta un'attività di post vendita, il cosiddetto back office, eh, che poi deve dare risposte puntuali eh, e soprattutto veloci, perché eh, un giorno, due giorni, tre giorni senza l'energia è un problema eh, in una casa, soprattutto nella stagione in cui adesso ci stiamo avviando. Dico questo perché... L'autorità per l'energia elettrica due volte all'anno monitora tutte le società di vendita presenti in Italia e le monitora intervistando i clienti che hanno chiamato i call center. E ogni società quindi registra e archivia le telefonate dei clienti, l'autorità li richiede, chiama questi clienti e chiede la soddisfazione. Il eh, risultato per noi è stato come dire, molto positivo, soprattutto perché non lo diciamo noi, ma quando il 94% dei tuoi clienti e sono 350.000 eh, per quanto riguarda Scotrade, eh, ti dice che stai lavorando bene, beh, vuol dire che insomma, qualcosa di buono insomma, eh, hai fatto. Ehm, noi siamo Orgogliosi quando diciamo che abbiamo due call center, uno ce l'abbiamo in sede a Pieve di Soligo, uno ce l'abbiamo in provincia di Belluno. Quindi, non sono in India. <ride> Volevo dire esattamente questo. Eh, io a volte sintetizzo con una battuta, da noi si parla in dialetto, quindi la signora Maria eh, se ha dei problemi è come fosse a casa sua, può parlare e gli rispondiamo anche in dialetto. Ma al di là di questa, che poi non è tanto una battuta, ma è un modo di dire per significare che siamo presenti a casa nostra, siamo vicini ai problemi della gente e la nostra attenzione è rivolta a eh, trovare le soluzioni il più velocemente possibile. A volte ci riusciamo, evidentemente a volte non siamo in grado neanche noi, eh, per dare soddisfazione al, al cliente. Eh, per capire, per, per, anzi per spiegare meglio eh, a chi ci ascolta, qualora ci fosse un cittadino di Rovigo, per fare un esempio, eh, anziché di Belluno o di Udine che desiderasse risparmiare qualche soldino nella bolletta annuale che male non fa perché ormai veramente si va a rosicchiare dappertutto può ugualmente eh, far riferimento a voi o ci sono dei limiti di spazio? Intanto vediamo il messaggio che è arrivato, ho pagato una bolletta Anygas di 392 euro di cui 215 per consumo, ben 176 tra tasse e imposte, ben il 45%. Ma è così anche con il privato? Giuseppe da Verona? Eh, purtroppo sì. Eh, purtroppo il, la materia prima. Eh, Pesa eh, meno del 50% sia sul gas comunque, che sull'energia eh, elettrica, cioè. il resto sono tasse accise e costi. E questo, questo è, un, è un problema, peraltro, eh, eh, che, le, che le aziende non possono risolvere perché, come dire, la parte maggioritaria della bolletta per noi è un costo passante, cioè incassiamo e diamo allo Stato. Eh, qui, ci, va, ci, va, ci va dentro anche l'IVA, evidentemente l'IVA è aumentata vabbè, vorrei sapere che il gruppo di musicisti ballerini del video Scotrade, il video è molto bello ah, grazie eh, sono, dei, no, sono dei bambini sono dei bambini eh, sono stati molto bravi assieme alla loro maestra a prestarsi per, quindi sono anche questi molto reali, molto sì, del sì, territorio sì, 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 sì. E, no, ma per fare un esempio proprio per riprendere l'esempio concreto della signora di Verona eh, ha messo una cifra eh, quella cifra base del costo energia, adesso non mi ricordo qual è era l'importo esatto, a parte quel, quello delle tasse e delle accise, in cui purtroppo noi in Italia non ci salviamo. Eh. È minore quindi con AscoTrade perché voi andate a contrattare quello che in un mercato libero, quello che è il prezzo minore del mercato. Beh, noi non sappiamo se, 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 se chi ha mandato questo MS ha un contratto eh, nel mercato libero o, o nel mercato tutelato. In realtà è semplice controllare perché sul frontespizio della fattura, sopra l'intestazione, eh, c'è scritto mercato tutelato oppure mercato libero, nel caso in cui uno abbia aderito al mercato libero. E Aggiungo anche che è irreversibile, cioè uno, io domani mattina deciso, decido di migrare dal tutelato al libero, dopodomani decido di migrare dal libero al tutelato Non è come sempre. mutuo tasso fisso no, no, variabile. No, 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 no. <ride> e di... lo faccio se no, ma da, guardi, sì. da, da questo punto di vista, l'autorità ha tutelato il consumatore finale. Noi, siamo, noi due sì. siamo consumatori, quindi siamo tutelati assolutamente la gente si deve stare assolutamente tranquilla da questo punto di vista peraltro non ci sono costi nel migrare da un mercato all'altro ribadisco ancora una volta che il mercato se questa bolletta fosse nel mercato libero il risparmio annuale con la nostra offerta forza doppia extra sarebbe di 60 euro Ecco. Eh, per fornitura di energia ci sono appunto problemi, ma non solo, anche di gas? Le dicevo un'allocazione una diversa rispetto a un'altra, oppure no? Cioè, se, voi siete soprattutto nel territorio abbiamo visto del Trevigiano, ma avete aperto anche una sede nel Veronese. Okay, se non sì. erro, io facevo sì. l'esempio del Polesine anziché del Bellunese o di un'altra regione. Sì, guardi, ogni società che opera nel eh, mercato eh, della vendita può operare in tutta Italia, liberamente è evidente che ci sono. Eh, strategie che vengono messe in atto dalle singole società, poi ci sono anche capacità delle singole società di proporsi in una zona eh, più o meno ampia. Ascotrade è concentrata nel Veneto, il gruppo Ascopiave è prevalentemente concentrato nel Veneto, per quanto riguarda il gruppo Scopiave, siamo presenti con alcuni brand. Ascotrade è presente con il suo brand in provincia di Treviso, in provincia di Belluno, una parte della provincia di Venezia. Siamo presenti nel Vicentino dallo scorso anno. Abbiamo aperto il mercato di Verona due mesi fa e, e poi abbiamo alcune aree eh, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Eh, con termini con la regione Veneto dove siamo presenti con il nostro brand. Perfetto. Quindi noi potremmo in teoria. Per rispondere e operare eh, anche in Sicilia, non lo facciamo evidentemente per una questione di strategia commerciale, preferiamo concentrarci eh, nel Veneto. Ma per esempio Padova? Padova è una delle aree dove noi potremmo vendere tranquillamente. E certo. quindi conseguentemente se un cittadino se fosse interessato un... non ha problemi di nessun tipo o, o ci sono problemi? Non abbiamo in questo momento eh, un ufficio presente eh, a fisicamente. Padova fisicamente, eh, siamo presenti con un ufficio a Vicenza, abbiamo ovviamente parecchi uffici in provincia di Treviso. Eh, però a Padova in questo momento, anche per una questione di strategie, non, non abbiamo ancora deciso di metterci. Certo, no ma perché adesso si sta veramente in questi giorni si sta riconfigurando, stanno riconfigurando dei confini incredibili, se si parla di città metropolitana, se si parla di province non si capisce ancora dove si va Beh, a ma parare Per noi guardi, noi, noi siamo nel mercato quindi quello che nasce nasce esatto, e per quindi noi, anche i cittadini devono. banalmente l'importante è vendere per noi, esatto. eh, non è un problema e quindi allora a questo punto si devono ridefinire determinate situazioni perché quello che adesso si dice Treviso potrebbe comprendere Padova naturalmente certo. perché che certo. se vogliono fare questa provincia unita ci penseremo dove eventualmente <ride> dove si va a parlare. allora vediamo anche delle partnership interessanti eh, tra l'altro voi venite proprio freschi freschi da un accordo che è stato eh, ieri. ufficializzato ieri se non erro sì. un accordo che interessa molti consumatori di che cosa si tratta? Beh, guardi, è un... grazie per la domanda è un um, gran io penso sia un gran bel accordo l'abbiamo sottoscritto assieme a Coop Adriatica quindi una società di carattura nazionale, oserei dire, l'ho detto anche ieri in conferenza stampa, assolutamente internazionale, e ci fa piacere che ci abbiano, come dire, scelto, ci fa piacere che ci sia stata condivisione di filosofia, abbiamo trovato un'azienda, da sempre questa azienda lo fa, attenta ai problemi della gente, Un'azienda che è presente con 54 punti vendita in tutto il Veneto, dei 173 che loro hanno, con 270.000 mila soci. E cosa abbiamo detto? Beh, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo cominciato a dire dov'è che possiamo ancora dare una mano alle persone. E la prima cosa che è emersa è eh, la possibilità di pagare eh, meno la tassa quando si va a pagare... Imposta sostanzialmente, quando si va a pagare la bolle, il bollettino, la, 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 la fattura che ti arriva a casa, eh, tutti sappiamo che c'è una tassa di 1,30 euro. Con questo accordo eh, abbattiamo quel costo da 1,30 a 0,50 centesimi. Le bollette, se uno si fa il contratto con AscoTrade, energia e gas, diventano 11 all'anno, quindi cominciamo ad avere una piccola cifra. 8 euro e qualcosa di, eh, di, risparmio, di, 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 di risparmio. E questa è la prima, la prima opportunità che diamo ai nostri clienti e ai soci, di, eh, che che se vogliono diventare nostri clienti, soci di, di, di Coop, evidentemente. La seconda novità è che eh, abbiamo inserito anche, come dire, un, il raggiungimento di un certo punteggio, che poi viene spiegato molto meglio di quello che sto facendo io nel, nel regolamento, eh, ma ad esempio con il raggiungimento di mille punti, i classici punti, si Coop, può, insomma, in che classici devono... punti Coop, si può andare eh, alla Coop stessa a fare la spesa e ottenere uno sconto sulla spesa, sul carrello della spesa, di, eh, del 15%. Eh, Quindi... Abbiamo dato una mano in più, un qualcosa in più, abbiamo messo assieme due aziende che sono sensibili, che sono attente alle necessità delle famiglie e abbiamo sommato sostanzialmente il nostro contratto, l'abbattimento del costo della CISE, la possibilità di fare una spesa con uno sconto, annualmente un nostro cliente potrebbe risparmiare più di 100 euro. Che non è poca cosa assolutamente. Che comincia ad essere una cifra direi assolutamente interessante, Basta che pensiamo ai problemi delle persone, delle famiglie, chi lo stipendio da 1000 euro al mese, chi va in cassa integrazione, chi, chi perde purtroppo il posto di lavoro, quindi cominciamo a mettere in piedi un sistema per cui diamo una mano veramente importante alle famiglie. Voi la scelta di una partnership con Coppa Adriatica nella fattispecie è nata da che cosa? Ah beh, guardi, noi abbiamo cercato anche altri operatori e stiamo cercando altri operatori perché ad esempio nel Veronese Coop non è presente. Eh, ma infatti io stavo pensando proprio a Quindi questo, non sono veronese, ancora capillarissimi. Lo, lo, lo dico perché sul Veronese ci stiamo già muovendo per trovare un operatore che possa essere interessato a questo tipo di iniziativa. Coop è... In questo momento è l'operatore GDO che riesce a far pagare le fatture, le bollette direttamente alla cassa. Ah ecco perché, eh, sono di Villorba e vi ringrazio per il servizio impeccabile sia per il gas e luce, con voi parlo sempre con Eni, era un passaggio di segretari e non risolvevo nulla. Questo è un aspetto positivo senza dubbio, quindi che, anche una soddisfazione a chi opera, certo. <ride> diciamo così, allo sportello. a chi sta in prima linea? A chi sì, sta in prima linea? Sì, infatti, che sì. non è una cosa semplice, Ma assolutamente, assolutamente. No, assolutamente. E allora appunto stiamo dicendo questo discorso quindi di, di, di trovare un, dei partner, ulteriori partner che aderiscono a questa iniziativa. Il vantaggio per eventuali partner, perché poi ne abbiamo anche tanti imprenditori che sono molto sensibili, che ascoltano, che seguono e che trovano, cercano soluzioni di ogni genere. Dove sta? E quindi trovare una partnership di questo genere, oppure per eh, le aziende, per esempio, cambiare gestore, ci sono dei vantaggi particolari per i grandi clienti, oppure per gli imprenditori, eh, qualcosa Ma, del guardi, genere. Il, il vantaggio eh, anche per le aziende e per i dipendenti delle aziende eh, sta ad esempio nel fatto che noi abbiamo realizzato un prodotto specifico che presentiamo di volta in volta nelle aziende dove andiamo con i nostri. Con i nostri venditori, dove facciamo delle proposte particolari per i dipendenti di queste aziende. Quindi è evidente che, beh, è evidente che noi cerchiamo di portare a casa l'impresa come nostro cliente, nel caso in cui vada in porto l'operazione, offriamo un vantaggio economico attraverso degli sconti particolari ai dipendenti di quella determinata azienda. Questo per dirle una. E altre operazioni che, stiamo, eh, che, che abbiamo messo in piedi. Ci spostiamo magari un po' di più nel sociale con la FISM di Treviso, dove ci sono 18.000 famiglie trevigiane che portano i loro figli nelle scuole 135, se non ricordo male, scuole materne in provincia di Treviso. E abbiamo fatto un prezzo particolare a tutti gli asili, bloccando il prezzo per un anno. E offrendo dando la possibilità poi alle famiglie di farsi il contratto con noi, in questo caso facendoli accedere al, al prodotto che, appena, che vi abbiamo appena presentato sostanzialmente. Quindi delle attività eh, di possiamo definirle di co-marketing, eh, comunque una filosofia di creare una rete sul territorio, eh, che ci consente quindi di moltiplicare le forze, sia da, da, da parte commerciale, per quanto riguarda l'azienda, perché non si possiamo comunque dimenticare che siamo un'azienda, e, e, e dall'altra parte portando ricadute positive alle famiglie. Ecco, L'aspetto comunque rilevante eh, quando si parla di azienda è eh, che l'azienda guarda il cliente, se un cliente è soddisfatto, eh, se si crea un, anche un passaparola positivo, l'azienda cresce. Eh, viceversa, con eh, chi invece dà per scontato che esiste sul mercato che c'è, che non deve lottare più di tanto, ma soltanto magari andare a contrattualizzare, è un altro tipo di spirito perché il, il benessere del cliente viene meno, è considerato una specie eh, di utente. Guardi, no? è, è la differenza tra il monopolio e eh, il mercato eh, libero. Esatto. Cioè Chi nasce in un modo o nell'altro c'è una differenza radicale. Si certo. sta cercando di portare a parlare sempre di cliente, non di utente di servizi, perché l'utente praticamente era bistrattato, storicamente bistrattato. Guarda, cioè. Ieri abbiamo, abbiamo usato un termine che secondo me calza a pennello: cerchiamo la comodità del cliente, ah, cioè eh, dare la possibilità, per quanto riguarda ad esempio l'accordo con la Coop, di eh, fare eh, la spesa e di pagare la bolletta al supermercato senza poi dover andare. Eh, all'ufficio postale o da un'altra agenzia e far la coda e spostarsi e perdere tempo eh, diventa una questione di comodità oltre che di risparmio evidentemente. E eh, guardi che sto parlando di, eh, per quanto riguarda Scotrade, 160.000 clienti, quindi sul totale dei nostri clienti, dei 350.000, noi abbiamo una quota a parte che ha fatto il read e quindi fa pagare le bollette direttamente. Banca, cioè dicendo, lo ne abbiamo una fetta consistente, quindi questi 160.000 clienti che invece ogni due mesi fanno la coda, vanno, preferiscono per una questione di scelta libera, personale, oggi noi gli diamo una possibilità in più e gli diciamo guarda, eh, puoi andare da Coop, fai la spesa e sei là, devi pagare la spesa, buttala anche la bolletta, ti paghi anche la bolletta. Hai fatto uno, con un'operazione unica hai risolto un problema della giornata. Assolutamente importante. Torniamo ancora su questi argomenti, vediamo anche di rispondere ad altri messaggi che stanno arrivando. Se continuano ad aumentare le tasse delle bollette, altro che cambiare gestore, ci tocca eliminare elettricità e gas e tornare alle cucine a legna e candele. Eh, ai noi. Eh, vediamo di rispondere dopo la pubblicità tra pochissimo. Allora, rieccoci qui, eh, aumento sempre più delle tasse. Eh, ecco, voi come gestori fate parte comunque di un gruppo ristretto che riuscite in qualche modo a fornire energia. Avete qualche possibilità, avete diritto di parola con il governo eh, per quel che riguarda queste tasse che vanno a danneggiare ovviamente tutti, perché le tasse è solo un giro conto che voi dovete fare. Questa domanda gliela faccio, però prima dobbiamo far passare una telefonata che è in linea. Pronto? buongiorno, sono Bu Alberto di Vede Lago. Vede Lago, prego, dica su, signor Alberto. Volevo chiedere un'informazione al signore con voi, perché voi lo fate molto semplice, però io mi sono trovato a fare un contratto eh, con il principale gestore di, di, di energia nazionale, diciamo, però in con, m, mercato libero, che non si riesce più a tornare indietro, a cambiare gestione, neanche a tornare nel principale gestore eh, italiano, diciamo. No, allora in realtà è semplice. Lei si può recare eh, direttamente, visto che è di Vedelago, eh, o allo sportello di Castelfranco Veneto. Ne abbiamo aperto uno nuovo eh, un mese fa, o allo sportello di Treviso. Può portare l'ultima bolletta, e se vuole venire con noi, se vuole cambiare gestore, lo fa in automatico. Anzi. Lei non, a parte firmare qualche carta ovviamente di impegno con noi, non, eh, non deve fare nient'altro. Un'altra domanda. Eh, ci sono altri gestori che dopo aver fatto il cambio eh, le bollette arrivano dopo mesi e mesi con tutti gli arretrati. È eh, anche il vostro caso o siete più puntuali nel spedire le bollette? Oh. Eh, ringraziando Dio eh, riusciamo a essere puntuali nell'emissione delle fatture e eh, questo è un segno di salute e eh, eh, come dire anche di prosperità per l'azienda. Perché, perché vuol dire che c'è poco personale quando, altrimenti. Quando, esce, quando escono le fatture per noi sono insomma, risorse, eh, per tutti sono risorse importanti, quindi la tempistica eh, vista dal nostro punto di vista è fondamentale è ancora di più fondamentale esattamente per il cliente finale, perché purtroppo è vero quello che dice il Signore, accade con una certa frequenza che per un certo periodo non arrivano bollette, siamo a conoscenza anche noi di questi casi, perché ce lo dicono poi i clienti che mollano e vengono da noi, e, e quindi mettono evidentemente in grosse difficoltà i loro clienti. E le posso garantire che fino a oggi magari domani succede il patatrack però insomma <ride> fino a oggi, fino eh, oggi, fino oggi non abbiamo rubarle, avuto problemi posso ancora farle una domanda e leggendo il contatore messo in mente ogni due mesi Abbiamo l'effettivo consumo senza fare il consumo parziale o No, certo, certo. Allora, e, e, sulle nostre bollette, sul, sulla seconda facciata del secondo foglio e, viene riportato un numero verde e, e c'è so, anche il periodo preciso in quale fare l'autolettura. L'autolettura la ringrazio veramente di questa domanda perché l'autolettura è fondamentale perché consente di segnalare al fornitore l'esatto consumo in quel determinato momento. Quindi è importante Quindi la fatturazione sarà fatta su quel consumo che sarà preciso. Su quel determinato momento. Questo aiuta ad evitare i picchi delle bollette invernali. Eh, La domanda mi dà anche l'opportunità di dire un'altra cosa che non si conosce, mi riferisco alla bolletta di febbraio, questo vale per tutti gli operatori. Nella bolletta di febbraio, a parte i maggiori consumi per ovvi motivi che ci sono, viene fatturato il 33% del consumo. Annuo calcolato sull'anno precedente. Ah. Quindi è per quel motivo che tutti noi ci troviamo a casa una bolletta pesante in quel periodo, mentre poi eh, eh, tutte le altre bollette viene spalmato progressivamente. E per quale ragione? Per, è una questione di norma, di autorità, l'autorità ha stabilito che in quel periodo, in quel determinato periodo dell'anno, bisogna fatturare quella percentuale del consumo. E, dico anche un'altra cosa, Ascotrade si è fatta carico e quindi paga una lettura in più annuale. Cosa succede? L'autorità impone a tutte le società di vendita due letture dei contatori dei propri clienti all'anno. Ascotrade ne fa tre. Questo permette di tenere il più basso possibile il picco del, eh, delle fatture stesse nonostante questo tutti sappiamo che le fatture comunque tendono ad arrivare con picchi alti nel periodo invernale, consiglio e solo il 15% dei nostri clienti lo fa l'autolettura, lo consiglio vivamente. Ecco, perfetto, qualche altra domanda da fare? No, niente così, qui nel lago possiamo andare con acqua, luce e gas allora? Eh, no, acqua eh, no, eh, eh, gas, sì. gas ed energia elettrica. Grazie energia per adesso. Va bene, la ringrazio. Grazie, grazie, grazie della del, del telefonata. Sì, acqua no, no, no non c'è no. per il momento, non è, è un'ulteriore patata bollente, ma non credo che sia. Ma abbiamo degli ottimi gestori nel Trevigiano. Ecco. Beh, comunque ricordiamo. con i quali, peraltro, abbiamo fatto un accordo. cioè eh, eh, tornando, chiedo scusa, ma tornando proprio alla filosofia di eh, cui esatto. dicevamo prima, abbiamo fatto. Abbiamo aperto un nuovo sportello presso eh, l'ufficio di Montebelluna della TS per erogare un punto di servizio in più ai nostri clienti. Ogni giorno mi telefonano a casa 1200 gestori che mi fanno tutte offerte migliori, se non è una donna bellissima io riattacco. No, ecco, forse questo però so, un altro sì, nasconde un altro tipo di problema. In questa bagarre generale in cui poi chi ha il telefono fisso, magari il pensionato è a casa veramente riceve tantissime telefonate o comunque ci sono tantissime offerte. Quali sono gli elementi in cui il a cui il consumatore deve stare particolarmente attento? E a parte un brand magari che ha fermato, conoscibile, che ci mette la, in cui il presidente ci mette la faccia racconta le cose, che non è cosa da poco, ce cioè lei viene qui. E si certo. espone, quindi racconta realmente eh, certo. come vanno determinate situazioni. Poi ci possono essere, come sempre, come tutte le aziende normali, fatte di persone, dei problemi. Che però, se il telespettatore ce li segnala o ve li segnala, possono essere risolti. Ma al di là di tutto, come fidarsi? Eh, questa è una bella domanda. Beh, inn innanzitutto, cominciamo con le dire che se uno non vuole le telefonate a casa ah, basta... Farlo, che certo si fa... Eh, eh, si eh, registra al registro delle opposizioni, quindi risolve quel problema. E poi in realtà eh, non è facile, mi rendo conto, eh, devo dire che anche noi utilizziamo il sistema della telefonata, eh, cerchiamo di farlo prendendo anche un appuntamento successivo. E quindi ci facciamo vedere come persone, non facciamo, esistono i metodi del contratto fatto esclusivamente via telefono. Devo dire che io, per il mio telefono di casa, ho utilizzato questo, questo metodo, certo. questo sistema. Mi sono fatto un nuovo contratto esattamente via telefono, l'ho trovato un sistema comodo per quanto riguarda me. Io capisco che c'è il problema della quantità delle telefonate, questo è un fastidio che la gente prova, soprattutto perché arriva nelle, 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 nelle fasce orarie meno indicate. Ah, certo. e un altro messaggio ancora era arrivato: parlava della Via Crucis, eh, di chi ha cambiato gestore, ma per cambiarlo è sempre necessario fare una Via Crucis. E poi anche capire cosa vuol dire via Crucis, forse perché, perché ma, hanno avuto esperienze forse un po' lunghette con un gestore? Beh chiaro che a, a volte magari possono capitare dei problemi e uno eh, pensava di andare una volta allo sportello, invece si deve tornare eh, qualche volta in più. Eh, devo dire che mh, non sono a conoscenza per quanto riguarda la nostra azienda di problematiche di questo tipo, so e eh, sono a conoscenza che altre società anche. Competitor nazionali, con brand molto importanti, eh, creano qualche volta creano problemi. Eh, io quello che consiglio, mi è capitato anche recentemente, eh, è di recarsi, eh, se sto parlando con persone dell'area veneta evidentemente, eh, in particolare della zona, eh, do, nelle zone dove abbiamo i nostri uffici, di recarsi per, presso i nostri sportelli oppure dove non siamo presenti chiamando l'800 38 38 00, eh, troveranno sicuramente una risposta dai nostri operatori. Noi siamo operativi con i call center dalle 8 di mattina alle 18, eh, da lunedì al venerdì e dalle 8 alle 12.30 il sabato. Quindi eh, ampia disponibilità anche da parte per avere nostra tipo per di aiutare anche a trovare una soluzione eh, che a volte purtroppo può, può accadere eh, perché magari c'è qualche errore. E non si trova più la strada per, per uscirne. Insomma. Certo. Noi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, quindi la ringraziamo Grazie. di essere state qui con noi. Grazie Speriamo che ci possa essere l'opportunità che lei possa ritornare. Sappiamo i tantissimi impegni, però effettivamente dare informazioni dirette ai telespettatori è, importanti esatto, è importantissimo. Chiudiamo, allora, vi rinnavo l'appuntamento, come sempre, a lunedì in diretta, adesso lasciandovi, vediamo il nostro spot. Che, così è, che visto che è anche piaciuto, lo rivediamo insieme. Grazie. Grazie. La matematica non è un'opinione, ma Asco Trade fa un'eccezione. Uno più uno fa sempre due, ma forza doppia extra li supera ambedue. L'extraordinaria convenienza con forza doppia extra non è fantascienza. Luce più gas sono un bel extravantaggio, rilassati tranquillo come dopo un bel massaggio. Dalla tua casa grande o il mini alloggio. Adesso hai compreso il telemessaggio. Con forza doppia extra risparmia la famiglia, tutto è più semplice, è una meraviglia. Luce più gas di Asco Trade. Energie dalle nostre mani.